La parte valida a gran frequenza per tutti con Mattia Giacomini che va avanti, non riesce ad andare avanti con Nicolo Caputo in seconda posizione. Primo tempo di riferimento sarà il suo, il loro, i protagonisti di questa batteria, Mattia Giacomini. E invece esce bene Nicola Caputo, tempo 30 e 51, Caputo 35. Potenza buona per la seconda batteria. Gran frequenza aperta Gabriele Ballabio, Lorenzo in seconda posizione, non si distende tanto ma molto veloce Ballabio, che adesso va a incrociare praticamente tutta la curva sul rettilineo che al suo tempo 30-51 davanti. Bella spaccata, 31-29 il tempo, 31-29. Come 309, prima falsa partenza, 309. Partenza buona, abbiamo detto della tensione con questa batteria. Giuliani prova rimane, invece lo supera Valentino Milani e riprova e ci riesce Andrea Giuliani, il vincitore della gara a punti per 2 punti su Fiorini. E qui il tempo interessante, Milani all'interno, Giuliani 28 e 90, 28 e 90, miglior tempo. Cuoricino, arrivo, la mia campionessa. La partenza è buona, gran partenza di Pietro Corsani con la maglia di leader, velocissimo in questa prima curva. Piano si distende, non molto, ma mantiene la velocità. Pietro Borsani, eccolo, sul rettilineo finale, ha un gran vantaggio su tutti gli altri. Occhio al tempo di Borsani, 29 e 15, 29 e 15, seconda batteria. Prima falsa partenza, la partenza è valida e Federico Bavi va avanti. La farsa era perché voleva, molto importante quello di questa batteria, Federico Bavi, la sua caratteristica andatura, bisogna fare per essere sicuri meno di 30 secondi per essere sicuri di andare in finale. Arriva Federico, tempo 29 e 38, terza batteria più veloce, Federico Bravi 29 e 38.